sono le 12:35 minuti in questo istante, leggero ritardo sul nostro abituale orario, questa nuova fascia del mezzogiorno, per augurarci che la vostra mattina sia andata nella migliore delle maniere. Oggi è venerdì, thanks God it's Friday, ultimo giorno della settimana, e ho qui un grandissimo ospite che è venuto a raccontarci qualcosa davvero di interessante. Insomma, sappiamo che spesso e volentieri la vita milanese soprattutto è frenetica, si corre, abbiamo bisogno di fare tante cose, a volte però non riusciamo a farle tutte, ci servirebbe, si dice sempre, non servirebbe una 25esima ora o una terza mano. Beh, grazie all'ospite di oggi potrebbe esserci qualcuno che può darvi ogni tanto, quando serve, una mano in tante tante faccende personali, che siano dedicate ai grandi di casa o ai piccini. Tanti che infatti ho qui con me Enzo Trisorio. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Di Grandi e Piccini. Esatto. Allora, Grandi e Piccini è una startup, si direbbe adesso, no? Sì, startup, una nuova idea imprenditoriale nata a Milano, limitrofi di Milano, zona Corsico. Città metropolitana, no? Esatto. Diciamo. E di cosa si occupa Grandi e Piccini, se dovessimo riassumerlo in poche parole? In poche parole, come è scritto nel nostro titolo, servizi per tutti. Okay. Nel senso, noi offriamo servizi appunto che si rivolgono alla famiglia, ma anche alle persone singole. Elencando i servizi, partiamo dalla babysitter, al tuttofare, la badante, il personal trainer a domicilio anche per ginnastica riabilitativa, uh-huh, l'accompagnatore e altri servizi vari. Come ti è venuta l'idea di un servizio del genere? Sì, è molto interessante. La cosa che l'interessante appunto è che io posso avere un aiuto alle faccende magari che un po' più faccio fatica a fare, sì, oppure un aiuto appunto magari, non so, ho bisogno di una badante ma non fissa, giusto ogni tanto, un giorno a settimana o qualche ora che mi aiuti in una determinata cosa, io posso chiedere a voi consulenza. Esatto, noi cosa cerchiamo di offrire al cliente? La flessibilità tramite l'offerta di pacchetti. Pacchetti che vanno da un minimo di 6 ore a un massimo di 20 ore e eventualmente anche pacchetti fatti ad hoc per la famiglia o per la persona che ci richiede il servizio. Flessibilità nel senso che quando acquisti il pacchetto non hai la fretta di consumarlo in un breve periodo, ma ti dà un lasso di tempo abbastanza lungo. Ad esempio, le 10 ore puoi consumarlo in 2 mesi. Le 20 ore le puoi consumarlo in 4 mesi, quindi hai parecchio tempo per consumare le tue ore. Una volta c'è il collaboratore, noi verifichiamo che le cose vadano bene, non spariamo, siamo lì accanto a voi, qualsiasi problema si può fare riferimento a noi. Cerchiamo sempre di offrire del personale di qualità. Okay. Diamo anche l'assicurazione sul personale. Perché il vostro personale, diciamo, è scelto e poi appunto assicurato da voi, quindi insomma sono vostri fidati collaboratori, sì, gente che lavora per voi, che al bisogno vanno appunto poi a presso l'una o l'altra famiglia, giusto? Esatto, eventualmente si può anche condividere la badante, la famosa badante di condominio. Ah. Nel senso, una badante condivisa per tutte le famiglie. Interessante, come funziona? Spiegaci bene questo, che è molto interessante. Noi offriamo sempre un pacchetto ore. Questo pacchetto ore viene suddiviso in base alle famiglie che ci richiedono il servizio all'interno dello stesso palazzo. Quindi sarà la famiglia a decidere la tipologia di pagamento, se l'acquisto verrà fatto da una singola famiglia o viene fatto da più famiglie tutte insieme. Quindi fa ad esempio 2 ore per una famiglia, 3 ore per l'altra e altre 2 ore per l'altra. Sempre ore sono, però, quindi diciamo, a me costa uguale, diciamo, sempre ore sono, io compro un pacchetto ore, esatto, e lo condivido con appunto magari il mio pianerottolo, dove, esatto, ho la mia nonna, la nonna del mio vicino, sì, di casa, che hanno bisogno. Sì, in modo tale che la stessa persona affidata, se si è trovata bene col vicino, probabilmente si trova bene anche con l'altro. E anche la persona, la stessa collaboratrice, anche per lei è un risparmio di tempo. Non ha bisogno di viaggiare da una parte all'altra del Milano, le sue ore le occupa nella stessa zona. Ottimo, ottimo. Ecco, questo diciamo lo fate con tantissime tipologie di servizi. Appunto, sì. Dici bene, quali servizi offrite come Grandi e Piccini?
Allora, il primo servizio, quello che va per la maggiore adesso in questo video, è le pulizie. Le pulizie stiamo attivando in maniera specifica un pacchetto per gli studenti. Un pacchetto per gli studenti che si può vedere accedendo al sito Coupon for You, che Coupon for You è un portale a cui noi siamo soci. Si prende un coupon inquadrando questo codice QR. All'interno di questo codice QR vedete le promozioni che riguardano appunto grandi e Grandi e piccini, piccini. ok. Adesso c'è una promozione per gli studenti, 10 ore a Sì, 90 ce euro. n'è bisogno effettivamente di un po' di pulizia nelle case degli studenti, che sanno sempre un po' troppo di scarpe mutate lì, Esatto. effettivamente. E abbiamo pensato appunto di mirare gli studenti perché adesso è un momento del periodo di università, quindi iniziano di nuovo gli esami, iniziano di nuovo le lezioni, e gli studenti non hanno né voglia neanche tanto tempo di stare dietro alle pulizie di casa, ma giustamente. Quindi noi offriamo un pacchetto, un costo abbastanza relativo, basso, che possono suddividersi tra di loro. Poi abbiamo il pacchetto della badante. Pacchetto della badante anche lì è un servizio che potete prendere a ore. E anche in questo caso abbiamo una promozione sempre visitabile tramite il codice QR. E la badante è anche la stessa come la pulizia, è una persona qualificata, sia con l'assistente con la qualifica di OS che una badante di semplice compagnia. Esatto. Ok, quindi in base a quello che poi può servirmi, appunto posso chiedere una tipologia o un'altra di addetto al servizio che io ho Esatto. richiesto. Quindi abbiamo parlato di pulizie, di badante, poi diciamo babysitter, giusto? Babysitter anche per aiuto ai compiti, nel senso che noi stiamo cercando di selezionare persone che sappiano almeno la lingua straniera. Prima fuori appunto mi dicevi questo. Io inizialmente, anzi, ero un po' malizioso, ho capito il contrario, dicevi, sai, sentiamo anche bene che lingue parla, per capire, pensavo, ciò che parlava bene italiano, non parlava. Invece dice, l'importante è sì che parli italiano, ma se sa anche un'altra lingua, ancora meglio per noi. Esatto, Quindi qui si perché apre un mondo anche, ad esempio, a molte ragazze, magari appunto in questa comunità che cerca lavoro, che parlano benissimo italiano, in regola e tutto, ma ti sappiano provo. anche una seconda lingua Esatto. naturale, nativa loro, diciamo, una madrelingua, Tipo scusa. le Filippine, Sì? ho un paio di ragazze filippine che parlano sia molto bene italiano perché sono da più di 10 anni qua in Italia, ma parlano ovviamente anche Inglese l'inglese. perfettamente. E quindi se c'è un ragazzo che vuole imparare l'inglese, qual è l'occasione migliore? Anche in questo caso si può prendere un pacchettore, dove mediamente la persona va a spendere 10-12 euro all'ora, quindi neanche una cifra esagerata, e una persona per un bambino piccolo o mediamente piccolo, che comunque oltre a imparare italiano può imparare anche inglese. Ovviamente la richiesta deve venire dalla famiglia, ovvio. Ovvio. Poi vedete una figura che è molto interessante, che è quella del tuttofare. Esatto, che noi sul Come l'hanno sito. chiamato? Noi sul sito l'abbiamo chiamato marito in affitto. Marito in affitto, ecco. Che cosa fa il marito in affitto? Non fa tutto quello che fa il marito, diciamolo subito, No, perché ci sono cose illegali di mezzo, eh? Diciamo subito, certe cose le lasciamo ai mariti ufficiali e esatto. legali. Quello in affitto cosa fa? È un marito in maniera occasionale, nel senso il marito che si presta a sistemare la mensola, a cambiare la lampadina, a fare piccoli lavori di casa, ma no, ovviamente piccoli lavori di casa, altro. Altro no, e poi piccoli, cioè non è che se devi ristrutturare casa, potete chiamare il marito in affitto, non devi ristrutturare casa. Piccoli interventi che potreste magari fare da soli, ma non siete avvezzi, non sapete come fare, mi manca magari quel tipo di pinzo Sì, cacciavite, insomma, gli mandiamo il nostro mi viene il tuttofare. classico tubo della doccia che A comincia a perdere. perdere o si stacca dalla cornetta della doccia, ecco, mi viene Esatto, da dire. Quello esatto. avrei bisogno forse. Anche io, ad esempio. E, appunto, quindi, marito in affitto, molto interessante. Come sta andando questi primi mesi di attività? Dai, Allora, noi inizio, raccontaci. siamo partiti da luglio, quindi siamo recentemente una realtà abbastanza nuova. Abbiamo avuto già qualche richiesta. Ottimo. La persona più soddisfatta è stata un nostro cliente che ci ha richiesto una badante per sua madre. Abbiamo mandato questa persona qua. La persona è strettamente affezionata alla nostra badante,
che quando è finito il rapporto di lavoro sono rimasti in contatto e tuttora si sentono. La signora è una signora di una certa età che ha un semplice bisogno di compagnia, mangiare, cucinare qualcosa insieme, due chiacchiere, nulla di speciale. Però si è trovata così bene con la nostra persona che... Ecco, su questo mi dà anche da sentire un'altra cosa. Allora, ricordiamo che voi non è che fate l'agenzia del lavoro, cioè non è che trovate No. personale o cose del genere. Però succede poi magari che appunto viene una persona a farmi da badante con le 2 ore al giorno, quindi il servizio che voi erogate, poi magari, ahimè, la situazione si aggrava, ho bisogno di una badante per più tempo, voi fate, diciamo, una consulenza, un Sì. supporto a che la famiglia a quel punto si assumi la sua badante. Tramite i suoi canali, ma voi l'aiutate dal punto di vista fiscale, delle pratiche, di Esatto. che documento ha presentato quale nodi, come fate le Giusto. scadenze, Sì, giusto? noi siamo di supporto alla famiglia. La famiglia ha bisogno di impostare la busta paga, ci pensiamo noi, ha bisogno di sapere le scadenze dei contributi, ci pensiamo noi, ha bisogno di fare qualche bollettino per conto della badante, ci pensiamo noi. La famiglia non E deve quindi avete un preoccuparsi di supporto nulla. appunto con un commercialista, mi Col consulente del dicevi, lavoro, con un consulente del esatto. lavoro vostro, Sì. appunto. Quindi diciamo che. Se io ho bisogno di un po' di più, posso avere questo servizio appunto Sì, di una semplice consulenza. consulenza, Perfetto. quindi non è un'agenzia No, di lavoro. E poi abbiamo il personal no, no. trainer. E infatti adesso guardavo sul vostro volantino che insomma è interessante perché cioè, è spiegato con 4 foto e 3 bollini si spiega semplicemente cosa fate in maniera fa facile e intuitiva. Vedo però personal trainer. Sì. Persona tenere, immagino, no? A Jean, quella lì di 2000 anni fa, insomma, non è solo quello, però. No, non è Tu dicevi, anzi, solo. non è, insomma, vanno in palestra, quello lo trovo, non è un Sì, problema. allora il nostro personal trainer, diciamo, ha una funzione in più. Oltre per chi vuole fare un po' di ginnastica a casa o volete personal trainer a domicilio, per quello non ci sono nessunissimi problemi, nessun tipo di problema. Ma anche chi vuole un personal trainer per ginnastica riabilitativa o per ginnastica dolce, magari persone anziane che vogliono fare un po' di ginnastica a casa e non hanno voglia o magari neanche tempo di andare in palestra o non voglio spendere neanche un abbonamento in palestra che costa tanto. Stessa storia, ma accedete al codice QR, prendete il vostro coupon e lo usufruite. Cosa importante, il coupon non lo Sì. pagate in anticipo. Ah. Il coupon viene diciamo Attivato. attivato nel momento in cui richiedete il servizio. Ah, perfetto. Io lo posso prendere adesso, tenermelo lì. Quando poi mi servirà il servizio Sì, lo ti attiverò. serve tra un mese, ci chiami, ti mettiamo il personal trainer a casa, ti serve tra 2 mesi, uguale, stessa storia. Ma io dico insomma, ci sono. Ah, l'ultimo siamo dimenticati. L'accompagnatore. L'accompagnatore. Allora, che cos'è l'accompagnatore? Come funziona? Diciamo che è l'accompagnatore generale. Se volete fare la spesa, magari siete persone anziane che. Non volete portare borse pesanti e cose del genere, avete bisogno di fare qualche commissione, avete bisogno solo di essere portati in banca, sportelli pubblici, farmacia, vi viene a prendere e vi porta. Mi ha dato però l'assist per l'altra che non avevo visto perché era scritta sotto, non l'avevo vista. L'ultima figura che vedo qua che è la file a sportelli pubblici. Esatto, che rientra comunque bene o male nel ruolo Cioè, mi trovate dell'accompagnatore. uno che va a fare la fila al posto mio? Sì. Ah, fantastico, questa è una rivoluzione proprio. Sì, se tu hai bisogno di una persona, perché magari non hai tempo, hai già il modulo compilato, devi andare solo in fila, paghi a noi il servizio e pensiamo a noi tutto. Allora Enzo, siamo quasi in chiusura, già guarda, avevo paura che 20 minuti non passassero, sono già quasi Quasi a finiti. termine. Dacci le coordinate, quindi come fare a trovarvi, dove vi possiamo trovare, il vostro sito internet, pagina, Allora, tutto quello che... il nostro sito internet, anche se si vede poco, comunque è www.grandipiccinisservice.it. La pagina Facebook, mentre è Grandi Piccini, mentre come indirizzo noi siamo situati a Corsico, via Niccolò Copernico numero 63. Ok. Ci trovate al 257 e troverete il sottoscritto. Ah, perfetto. Perfetto. Ricordiamo allora, grandi e piccini, servizi davvero per tutti, come dice il vostro Esatto. claim, babysitter, tutto Sì. fare, il marito in affitto, insomma, È una la novità.
Fantastica, che diciamo, aiuta nelle cose. In Inghilterra c'è già. Inghilterra, ecco dove l'hai trovato. Hai trovato là e hai italianizzato questa idea, esatto, del in affitto. Badanti a breve termine, cioè, diciamo per qualche ora al giorno, per qualche ora a settimana, anche se non semplicemente. Sì, esatto. Interessantissima questa cosa. Enzo, ricordaci come funziona, che si può fare, diciamo, la badante di pianerottolo, di condominio, di scala? Sì, esatto, la badante di condominio, più famiglie possono condividere la stessa badante, quindi una persona di fiducia può girare più famiglie. Allora, perché è interessante dire infatti che ci sia una persona sola di fiducia che gira all'interno del palazzo e non troppa gente, che infatti si sa, insomma, la sacralità delle nostre case. Esatto, quindi non viene neanche messa a rischio la sicurezza delle abitazioni. Perfetto. E poi appunto, diciamo, anche personal trainer, ma nel senso personal trainer riabilitativo che mi possa aiutare magari nella ginnastica dolce, insomma, tantissime le possibilità che grandi e piccini, ve lo ricordo, quindi www.grandiepiccinservice.it, tantissime le possibilità che Grandi e Piccini vi dà, servizi poi da quanto ho sentito, proprio parlavo con Enzo, cioè questo volantino sarà già vecchio fra qualche mese, perché sì, nuovi servizi, nuove idee, esatto. So che state pensando di fare tante altre cose, non riveliamo nulla, ma insomma è in evoluzione, giusto? Esatto, siamo sempre in evoluzione, sempre servizi nuovi. A breve appunto uscirà il pacchetto degli studenti, che è già online ma sul volantino non ancora. Allora, ricordiamo come funziona il pacchetto studenti per le pulizie delle zozze case degli studenti. Poveri studenti. Gli studenti accedono al codice QR, già che gli studenti sono molto tecnologici, prendono il loro codice coupon e quando vogliono il servizio ci chiamano, attivano il codice coupon e hanno 10 ore a 90 euro usufruibili. 9 euro? Esatto, in due mesi. Niente. Mi sono conto che saranno in casa in 15 come minimo. No, sì, esatto. Non so, sono gli studenti, almeno 2 o 3 convivono insieme, insomma la spesa veramente pro capite è nulla. E finalmente poi quando la sera vi portate a casa qualche ragazza o qualche ragazzo, almeno fate la figura di avere una casa pulita. Giusto. Giusto, esatto. Almeno fate vedere che anche se studenti, comunque finalmente avete una casa pulita, anche se so che sinceramente, ad esempio, ho la mia carissima regista che aveva una casa, credo, linda e immacolata, infatti allora, fassi con la testa. A lei non serve. Immaginavo, a lei non serve, però insomma, so che tanti altri miei colleghi invece, no, all'epoca dello studente, dell'essere studente, insomma, ne abbiamo viste di cose che voi umani non potete immaginare. Enzo, io ti ringrazio tantissimo, davvero in bocca al lupo per questa avventura davvero interessante, e poi è bello vedere come insomma una startup giovanissima, tu sei giovanissimo, io ho 37 in realtà. Ah, beh, molto bene, non come sottoscritto, quindi davvero complimenti per l'idea, complimenti per l'attività che hai avviato. Davvero. Grazie a voi. Ricordiamo Grandi e Piccini, servizi per tutti, lo cercate su Google oppure grandiepiccinisservice.it, ma comunque anche sotto la diretta qui vedrete, poi metteremo i vari link. Enzo, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, a presto, grazie. Grazie mille anche a voi. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Good Morning Milano. È ormai l'una, quindi buon appetito a chi ancora non ha fatto la pausa. Buon pomeriggio, augurandovi che sia altrettanto buono quanto questa mattinata. E noi ci vediamo lunedì con una puntata di Good Morning Milano, sempre alle 12.30, e oggi pomeriggio alle ore 18 col telegiornale di Milano All News, edizione della sera, in diretta poi fino alle 20.30. Piccola nota a margine, ricordatevi, sabato siamo in diretta al Centro Sportivo Vismara con la partita delle Alpine Soler Derby contro la squadra francese di Clermont-Ferrand. Grazie mille, arrivederci, a presto!